tutte, nuova review, ancora una volta struccata perché ancora una volta voglio parlarvi di un prodotto per la pelle, ovvero del fondotinta. Oggi in particolare parliamo di Yves Saint Laurent e il prodotto più famoso di questo marchio è sicuramente il Touche Éclat, che è questo illuminante in penna che è veramente famosissimo e si può dire che è da lui che sono nati poi tutti quegli illuminanti in penna di praticamente tutte le case cosmetiche. E da questo successo mondiale, perché se ne vende in tutto il mondo uno ogni 10 secondi, la Maison francese ha deciso di creare una linea di fondotinta basata sullo stesso principio di questo illuminante in penna, ovvero ha creato le Tinte Touche Éclat. Eccolo qui, si presenta in questa boccettona di vetro, come potete sentire, da 30 ml per una durata di 12 mesi. Prima di passare all'applicazione, in modo che come sempre possiate vedere la differenza tra il prima e il dopo, voglio parlare un po' di che tipo di fondotinta è. È un fondotinta cosiddetto illuminatore perché, come il Touche Éclat, contiene il fluido concentrato di luce che va a donare una luminosità naturale al viso. Questo non significa infatti che se voi lo applicate vi ritrovate la faccia piena di glitterini perché non è assolutamente shimmer, ma questo tocco di luce va a rendere l'incarnato più sano, più radioso, più riposato, il tutto in maniera molto naturale. È infatti un fondotinta da una texture molto leggera, setosa, che appunto non va ad appesantire il viso e non va soprattutto a dare quell'effetto mascherone. È un fondotinta molto idratante perché contiene una elevata percentuale di acqua, il 39% di acqua nella precisione, ed è privo di alcol, il che significa che può essere utilizzato anche dalle persone che hanno una pelle più sensibile. Abbiamo detto che la caratteristica principale di questo fondotinta è la luce che va a dare al nostro viso, quindi è un fondotinta appunto illuminatore, e quindi se cercate un fondotinta dal finish matte completamente opaco, questo non fa sicuramente per voi. Ed è presente in 22 tonalità, 12 in Italia presso tutte le profumerie, mentre presso le rinascente ne potrete trovare ben 18, quindi non risulta così difficile trovare la propria tonalità, anche perché queste tinte sono suddivise in tre famiglie: quella dei beige rosati, quindi per un sottotono rosato, quella dei beige dorati che hanno quindi un sottotono giallo e quella dei beige neutri che non hanno né un sottotono giallo né un sottotono rosa. Parlando di coprenza, questo fondotinta ha una coprenza da leggera a media ed è anche modulabile, però se avete una pelle molto problematica con delle grandi imperfezioni non ve lo consiglio, perché comunque, come poi vedrete, è in grado di coprire delle imperfezioni lievi come le ho io ad esempio sul viso, però non lo consiglio assolutamente per delle pelli particolarmente problematiche. Io poi ho una pelle secca, quindi per me questo fondotinta, a mio parere è perfetto, mentre lo consiglio sì e no a chi ha la pelle grassa. Se volete provarlo, comunque vi consiglio di andare a applicare una cipria opacizzante dopo aver steso il fondotinta e sicuramente dovrete fare qualche ritocchino durante la giornata, anche perché, come vi dicevo prima, non ha un effetto totalmente matte. Opacizza il viso sì, però il suo scopo è un altro, ovvero quello di andare a dare luce al viso. Quindi, se avete una pelle mista o grassa, vi consiglio assolutamente di andare a tamponare una cipria, sia dopo l'applicazione che qualche volta durante la giornata. Ora passiamo all'applicazione, e quello che io vi consiglio è di utilizzare uno strumento che tutti abbiamo, ovvero le dita, perché potete sicuramente applicarlo con un pennello da fondotinta, quindi un pennello piatto, potete andare ad applicarlo con un pennello a setole fitte, che è quello che io preferisco in generale per il fondotinta. Potete andare ad applicarlo anche con un fondotinta duo fibre, quindi per un effetto un po' più leggero, ma quello che io preferisco è appunto applicarlo con le dita, perché lo scopo di questo fondotinta è di non creare l'effetto maschera, di essere molto leggero, naturale, quasi impercettibile, invisibile, impalpabile, e trovo che con il pennello è difficile raggiungere questo risultato, quindi il fondotinta risulta molto più coprente, il che non è sicuramente un difetto, perché magari può esserci utile quando vogliamo una coprenza maggiore, però io per tutti i giorni preferisco applicarlo con le dita in modo da avere un effetto davvero molto leggero, molto naturale. Quindi ne prendo un po', come vedete è molto liquido e già si vede che comunque è molto luminoso.
questo è il risultato dopo l'applicazione e mi piace moltissimo, applicato appunto con le dita, perché è molto leggero, è molto confortevole, è morbido, la pelle è davvero idratata e morbida, non è appiccicaticcia come invece capita molto spesso con tanti fondotinta, ed è anche per questo motivo che non vado ad applicare una cipria, perché comunque al tatto è veramente molto confortevole, non ha una consistenza pesante ma molto leggera e sembra quasi di andare ad applicare una crema idratante, tanto è leggera la consistenza, e quindi questo mi piace molto. Poi devo dire che comunque la coprenza, io avevo delle imperfezioncine qui, anche qua sotto, e sono state coperte in maniera egregia secondo me, quindi sono molto soddisfatta del risultato, soprattutto del fatto che non crea l'effetto mascherone, perché vedete che non c'è nessuno stacco tra viso e collo, è un fondotinta che si fonde alla perfezione con la pelle e quindi mi piace molto questo risultato, davvero davvero molto naturale. Quindi anche questa review si è conclusa, io vi rimando all'articolo che ho scritto su Beautydea per vedere qualche foto in più, per conoscere qualche caratteristica tecnica in più su questo fondotinta, e quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!